Pronto? Non sto scherzando. Avete qualcosa che mi appartiene. Farò quello che va fatto per riprenderlo. Comunque, signora, veda che secondo me ha sbagliato il numero. No, il numero è corretto. Se fate ciò che vi dice, la Terra Group sarà clemente con voi. Chi siete? Cosa volete da me esattamente? Si può sapere o no? A presto. La Terra Group. Per voi. Chiamano al telefono. È la CIA che vi parla. Non ci chiederei mai. La CIA ha una missione per noi. Ma in che senso la CIA ha una missione per noi? Gaia, ma a sto punto devono richiamarci, ma che cavolo? Cioè, abbiamo ricevuto prima le chiamate della Terra Group, adesso le chiamate della CIA, che vuole che noi abbiamo qualcosa a che fare con la Terra Group, ma io non ce la faccio più, non capisco niente! Lo so, Octi, ma anche io non ci sto capendo niente. Chi è questa volta? Octaviano e Gaia, sappiamo che siete entrati in contatto con l'associazione criminale Terra Group. Associazione criminale? Sì, monitoriamo ogni chiamata di quel numero. Ad ogni modo, nei pressi di casa vostra c'è una base militare in cui abbiamo un collaboratore. Abbiamo appena fornito lui istruzione di nascondervi una cartella con informazioni riservate riguardante la Terra Group. Recatevi lì il prima possibile, trovate la cartella, recuperate le informazioni, vi serviranno. No, ascolti, noi sinceramente non abbiamo niente a che fare con questa associazione, non vogliamo averci niente a che fare, meno già ci siamo... spiano. Sì, esatto, meno ci siamo dentro, meglio è, già ci spiano, guardi, meglio starne alla larga, secondo noi. Non avete molta scelta, se vi opponete verrete arrestati per intralcio alla giustizia e sospettati di aver collaborato con la Terra Group. Ma non è giusto così però, sinceramente. Se non collaborate dovremo procedere così. Vi consiglio di sbrigarvi e recuperare le informazioni prima che finiscano nelle mani sbagliate. D'ora in poi riceverete altre informazioni per conto della CIA da un mio collaboratore. Io ho le ferie. Adios. Gaia, la situazione è grave, cavolo. Se non collaboriamo, verremo ricercati. E io non ho voglia di essere ricercato. Ma se collaboriamo, saremo in pericolo perché la Terra Group se lo scopre è la fine. Che situazione c'è? Da una parte siamo in pericolo, dall'altra parte siamo in pericolo. E dobbiamo andare a prendere questi documenti. Ma dove saranno? E poi fuori è buio, quindi ascoltami. Secondo me la cosa migliore è andare domani mattina. Domani mattina ci svegliamo prestissimo e andiamo a prendere i documenti vicino a questa caserma, che tra l'altro devo capire dov'è. Adesso è troppo buio, non si vedrebbe niente. Sì, Octi, effettivamente hai avuto una bella idea. Ma io sono preoccupata perché da una parte siamo in pericolo e dall'altra parte siamo in pericolo. Io non so più cosa fare. Sono preoccupata, non voglio finire nelle mani sbagliate. Ascolta, Gaia, ascoltami. Adesso andiamo a dormire. Domani mattina ci svegliamo prestissimo, andiamo alla base, cerchiamo i documenti, cerchiamo di fare più luce su questa faccenda, perché non mi piace per niente. E se avete qualche suggerimento anche voi, amici, fatecelo sapere, perché qua non se ne viene fuori. Anche perché su internet questa Terra Group sembra non esistere, esatto. Cioè non si trova niente. Ovviamente, Octi, nessuno metterebbe la sua agenzia magari criminale su internet, non pensi? Effettivamente hai ragione, ma è chiaro. Gaia, è il momento di andare alla caserma. Ho cercato su Google Maps dov'è, non è molto lontana, quindi andiamo e speriamo che ci siano ancora questi documenti. Aspetta. Sarebbe meglio armarsi, secondo me. Magari c'è armarsi? Qualcuno... Sì, magari c'è qualcuno di pericoloso. Che ne sai? In che senso armarsi? Beh, ho deciso di prendere una pistola. Ma cosa fai con quella? Non fai niente? Magari, spara pallini, magari gli facciamo male. Bah, basta perdere tempo, andiamo. Guarda, Gaia, zona militare, divieto di accesso, sorveglianza armata. Ma anche io sono armata, non vedi? No, quello non è essere armati. Ti ascolta, Gaia, da queste parti c'è il documento, da quello che ci ha detto la CIA. Dove potrebbe essere? Non lo so, ma prima cercare, non è che possono metterlo in buona vista. Devono per forza averlo nascosto da qualche parte. Hai ragione, Gaia, ma bisogna guardarsi molto bene nei dintorni. Sto guardando. L'avresti già trovato se guardassi bene. Zona militare, divieto di accesso. È questa la caserma, Gaia, ma non possiamo mica andare di là. Deve essere da queste parti per forza. Fammi pensare, dove potrebbero nascondere qualcosa? In un posto attorno. In cui nessuno andrebbe mai a cercare. Magari potrebbe essere dentro questo.
No, solo bottiglie, no. No, no, non penso proprio. Magari sotto. Oh, Gaia, ho trovato qualcosa! Cosa hai trovato? Aspetta, è sporco. Ci credo che è sporco. Che cos'è? Non lo so che cos'è. Apri. Andiamo a casa. Andiamo a casa. Non ci devono vedere. Andiamo. È una cartella con dei documenti riservati. Meglio non aprirlo da queste parti. Ottimo, cosa c'è dentro? Te lo dico a casa, Gaia. Andiamo. Apriamo, Gaia. Apriamo. Ma c'è solo un foglio comunque. E cosa è scritto? Boh, vediamo se c'è qualcos'altro. No, non sembra esserci nient'altro. Come no? No. Solo un foglio. Sì. Ma e basta? A quanto pare. E che stai da quella calcolatrice? Magari c'è qualcosa dentro. No, è una normalissima calcolatrice. Ma allora. Ok. File riservati. Nome associazione Terra Group. Occupazione esperimenti chimici. Ma cosa c'entra con noi? Livello di pericolo massimo. Ma come? Locazione sede principale sconosciuta. Locazione secondaria Foligno. Logo della Terra Group. Abbiamo un'informazione in più. La Terra Group è un'associazione che da 10 anni minaccia la salute pubblica progettando medicinali con vari effetti dannosi per la salute, che poi rivende ad altre associazioni criminali. Sono disposti a tutto per raggiungere i loro scopi e non si fermeranno davanti a niente e nessuno. Attenzione massima. Oh mio Dio, ma fanno sul serio questi? Ma questi file riservati praticamente non ci dicono nulla, se non che la Terra Group si occupa di esperimenti chimici e che la locazione secondaria è a Foligno. Gaia, ho un'idea. Te lo dico io, questa era una base della Terra Group. Per forza, se loro dicono che noi abbiamo qualcosa, è perché qua dentro, da qualche parte, è nascosto qualcosa. Ma come? Penso così, non è certo, però. Fanno esperimenti chimici, cosa possono fare dentro questa casa? Ma che ne so, questa casa me l'hanno data in affitto, ma prima non so cosa ci facessero. Magari c'è un laboratorio, che cavolo ne so. Il camino. Non lo so, potrebbe essere dovunque. Che cavolo ne so, adesso vuoi cercare per tutta casa, non trovavi le cimici, vuoi trovare le cose segrete che hanno perso. Non sarà sicuramente così facile. No, neanche secondo me. Quindi, ricapitolando, loro ci hanno chiamato perché gli serve qualcosa che gli manca. Ma che potrebbe essere? Ah, Gaia, non lo so proprio, sinceramente. Ci sto pensando, ma non mi viene in mente niente. Poi qua ci fa vedere anche il logo, quindi se ritroviamo questo logo da qualche parte sappiamo che c'entra la Terra Group. Speriamo solo che non vengano a conoscenza che noi possediamo queste informazioni. Oh no. Sì, ma la CIA che cosa vuole esattamente da noi? Non ho capito bene neanche questo, però una cosa è certa: se non li aiutiamo verremo ricercati ingiustamente dalla polizia solo perché dicono che abbiamo collaborato col nemico. Ma noi non abbiamo collaborato col nemico. Che situazione, è difficile pensare a un piano con tanti pensieri in testa. La situazione è critica, Gaia. Ma proviamo a cercare meglio la cartella, magari c'è qualcosa, io non voglio. Che cerca? Ma io ti dico, non c'è nulla. Ma è impossibile che ci sia solo questo foglio. Queste sono le informazioni che ci hanno, ma ti dico che non c'è niente. No, secondo me c'è qualcos'altro. No, per forza. Ti assicuro che non c'è niente, ho guardato io. Io non voglio finire in galera per avere collaborato. Neanch'io. Non ho collaborato. Non va bene questo, ok? Non lo permetto. Sarebbe meglio forse cercare quello che la Terra Group vuole, ma la vera domanda è cosa stiamo cercando? È grande? È piccolo? E soprattutto, effettivamente, è qui dentro oppure no? Che situazione. Se qualcuno potesse aiutarci, magari consigliandoci con le sue idee qualcosa. Servirebbe proprio qualcuno che ci aiuti in questa situazione. Vero. Sì, decisamente. Ma poi la Terra Group non aveva detto che doveva mandarci un suo corriere, un suo qualcosa che doveva darci questi fogli? No, la Terra Group ha semplicemente detto che avrebbe mandato un corriere a riprendersi quello che noi possediamo, che appartiene a loro, ma non che ci avrebbe dato dei documenti. Quella è la CIA, ormai non ci capisco più niente, la CIA, la Terra Group, è sempre un casino, accidenti. Ah, ci serve una mano.